Salve a tutti, illustri rappresentanti del popolo di YouTube, qui è S che vi parla. Nello scorso tema libero vi ho accennato il concetto di sciame, dunque mi sembra più che doveroso approfondire questo ed altri concetti, cercando però di mantenermi questa volta in una tempistica più da social, per così dire. Insomma, spero di non dilungarmi fino ai 20-30 minuti come è accaduto ultimamente, anche perché l'argomento è davvero vastissimo e molte cose potranno essere approfondite in video futuri. Questo perché i social network sono davvero tantissimi, vanno da quelli più semplici di messaggistica come WhatsApp, Telegram e così via, fino a quelli per le videochiamate come ancora WhatsApp, ma anche Skype per arrivare fino a Zoom ed altri che permettono di tenere delle vere e proprie conferenze online, e ancora fino ad arrivare a quelli più classici come Facebook, Twitter, Instagram e così via. E ne sto omettendo molti altri, tutti con delle caratteristiche particolari e che meriterebbero probabilmente degli approfondimenti a sé, almeno per categorie. Da un punto di vista ampio, i social network possono essere pensati come ideologia applicata, in quanto figli del più sfrenato pensiero neoliberale. Questi infatti possono essere visti come dei veri e propri sintomi del sociale, altrimenti non si chiamerebbero social. Questo inevitabilmente ha delle conseguenze sul soggetto, visto come strumento di produzione e consumo. In questa sede vedremo dunque un po' quello che è il lato oscuro di queste piattaforme dal punto di vista psicoanalitico. Dunque è doveroso premettere che non è nel mio intento demonizzare i social, anche perché vi sto parlando proprio attraverso uno di questi e sarebbe un tantinello incoerente dire che questi siano solo il male sulla terra. Fatta questa breve ma essenziale premessa, possiamo subito entrare nel merito del discorso dicendo fin da subito che i punti chiave di lettura, da un punto di vista psicoanalitico appunto, sono essenzialmente due. Il primo ha a che vedere con la perversione, più precisamente con le pulsioni parziali, esibizionismo e voyeurismo, quindi anche con le zone erogene della voce, ma soprattutto dello sguardo. Il secondo punto, inevitabilmente connesso al primo, riguarda l'altro con i tre registri lacaniani. In modo particolare, il registro dell'immaginario fa da padrone alle meccaniche dei social. Ma proseguendo per gradi, Freud nei tre saggi sulla teoria sessuale, riguardo le pulsioni parziali, dice che per lo più si presentano in coppie di contrari. Più avanti afferma: ogni perversione attiva è dunque accompagnata in questo caso dalla perversione passiva corrispondente. Chi nell'inconscio è esibizionista è in pari tempo anche voyeur. Chi soffre a causa della rimozione di moti sadici subisce un'altra spinta interna verso i sintomi dalle fonti dell'inclinazione masochistica. La piena concordanza con il comportamento delle corrispondenti perversioni positive è certamente assai degna di considerazione, ma nel quadro patologico l'una o l'altra delle inclinazioni opposte ha il ruolo predominante. Nel meccanismo dei social è prevalente una di queste coppie di pulsioni. Il lato esibizionista, nel momento in cui carichiamo su di essi qualcosa, e il lato voyeurista, quando si scrolla la home. Questa meccanica genera una vera e propria pornografia in senso lato, una pornografia intesa come nuda vita esposta. Qualsiasi cosa può essere pubblicata e condivisa da un'innumerevole moltitudine di profili. Non a caso, nel suo breve saggio, Nello sciame, Byung-Chul Han inizia il primo capitoletto concentrandosi sull'etimologia del termine rispettare. Letteralmente, rispettare significa distogliere lo sguardo, è un riguardo. Nel rapportarsi con rispetto agli altri ci si trattiene dal puntare lo sguardo in modo indiscreto. Il rispetto presuppone uno sguardo distaccato, un pathos della distanza. Oggi questo sguardo cede a una visione priva di distanza, che è tipica dello spettacolo. Poco più avanti, la distanza è ciò che distingue il respettare dallo spettare. Una società senza rispetto, senza pathos della distanza, sfocia in una società del sensazionalismo. Insomma, sui social possiamo potenzialmente vedere tutto, o quasi, di tutti.
Quasi tutto, perché questo tutto dipende da quanto il singolo utente del social sia esibizionista. Dunque, sui social non c'è rispetto, non c'è uno sguardo distaccato. L'assenza di uno sguardo distaccato, nel momento in cui sui social qualcosa cozza con le nostre idee, gusti e così via, può generare indignazione e quindi la shitstorm. La shitstorm però è generata anche da un altro fattore, che è il cosiddetto meccanismo della echo chamber. I social, grazie agli algoritmi, eccetera, propongono sempre e comunque cose che possono piacerci. Il like, il mi piace e il nuovo pastorale che uno dei moderni Leviatano oggi tengono nella mano sinistra. Vi ho già figurato questo moderno Leviatano nello scorso video e mannaggia a voi, non c'è nessuno che l'ho ancora disegnato. Mettendo dunque i nostri like, diciamo agli algoritmi ciò che seguiamo e che ci aggrada. In questo modo gli algoritmi, in base ai like degli altri, ci propongono altre cose che potrebbero piacerci e così via all'infinito. Sempre Byung-Chul Han, in un altro saggio, L'espulsione dell'altro, scrive: la stessa percezione assume oggi la forma del binge-watching, ovvero il consumo di video e film senza alcuna limitazione temporale. Ai consumatori vengono offerti di continuo film e serie che corrispondono al loro gusto, che dunque a loro piacciono. Questo vale naturalmente anche per i social, che riempiono i nostri profili di sole cose che ci piacciono e con cui andiamo d'accordo. E gli algoritmi stessi ci propongono ulteriori post e pagine che potrebbero piacerci in un continuo loop. Si finisce così in una bolla. Se non usati a dovere, infatti, i social si trasformano nella nostra campana di vetro ideologica. Non appena troviamo qualcosa che non ci piace, lì parte l'indignazione, perché non è più possibile concepire che qualcosa non sia nelle nostre corde. Ricondividiamo l'oggetto che ha causato la nostra indignazione e così parte la shitstorm. Noi creator ed influencer, mi ci metto in mezzo anche io, sebbene il mio canale in quanto a numeri valga quanto il 2 di mazze con la briscola a coppe, diventiamo come delle navicelle madri piene di follower pronti a venirne fuori non appena parte l'indignazione. Questo perché si passa dal microcosmo dell'influencer, che è liberissimo di condividere un proprio disappunto su qualcosa, al macrocosmo dei seguaci, che leggono il disappunto del proprio influenzatore come un input ad attaccare l'oggetto causa dell'indignazione propria e dell'influencer. Quando magari l'influencer, se in buona fede, semplicemente voleva porre una critica costruttiva a qualcosa o qualcuno. E c'è solo un modo, ragazzi miei, per evitare questo meccanismo, ovvero seguire anche le cose che non ci piacciono. Non di certo per riempirle di insulti, ma piuttosto per abituarci al fatto che, fuori dalla nostra campana di vetro, c'è un intero mondo, e il mondo, come diceva il buon Rick Dufer, non è lì per darci ragione. Esempio perfetto di questo sono i commenti che alcuni di voi hanno lasciato sotto il video risposta a Carnevale. Sì, vi sto usando come delle cavie. Non è bastato infatti ripetere più volte all'interno del video stesso che era un video risposta dedicata a quel singolo video e a quel singolo messaggio che passava in esso. Quando Carnevale, non conoscendolo di persona, non posso certo averlo in odio, ma anzi vedo tutti i suoi video con estremo piacere. Il video stesso a cui ho risposto l'ho visto molto tranquillamente sul letto, non sono certo saltato in piedi a stracciarmi le vesti. Finito il video ero ancora lì nel letto, leggermente perplesso perché qualcosa non mi aveva convinto. Tutto qui, e sono sicuro che valga la stessa cosa per quasi tutti i creator ed influencer in buona fede che mostrano dissenso per qualcosa. Quelli in malafede li riconoscete se ci mettete un po' di impegno. Tant'è che alla fine sia io che voi stiamo ancora aspettando una shitstorm, sia per quel video che per quello sui femminismi risalente ormai un anno fa. La morale della favola è che nei social network dove vige la sola positività, l'altro con la sua alterità è, come dice il titolo stesso del saggio di Byung-Chul Han, espulso in favore della massa informe dell'uguale. Via i ruoli di genere, maschi e femmina sono uguali, via le disabilità, via la diversità culturale, via i nostri antenati che non la pensano come noi, eccetera, 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 fino ad arrivare a via quel tizio lì che posta su Facebook roba con cui non sono d'accordo. E alla fine poi si crea pure un paradosso dove quelli di sinistra sono più a destra di quelli di destra e guarda caso ci ritroviamo poi ad essere tutti a destra. E questa cosa accade da Stalin in poi, mi verrebbe pure da aggiungere. Ma
per tornare sul nostro seminato, sui social, insomma, non solo l'altro è espulso per la sua alterità, ma anche perché i social creano un'assenza di distanza. Questo però significa tutt'altro che la vicinanza. Vicino e distante appartengono alla negatività, sono due poli opposti. L'assenza di distanza invece appartiene alla positività. Non sei né vicino né lontano, sei solo non distante. E non si tratta nemmeno di una via di mezzo tra il vicino e il lontano. Addirittura Kafka a suo tempo lamentava proprio che le lettere provocassero questa positività mortifera. Ovviamente anche in questo caso la vera via di mezzo è la scelta giusta. Ovvero usiamo sì i social, ma non dimentichiamoci di quello che ci sta fuori. Un ultimo aspetto importantissimo è l'immaginario. Laddove c'è esibizionismo e voyeurismo, c'è in gioco la vista, l'occhio, la componente scopica come zona erogena. I social di messaggistica aggiungono a questa anche l'erogenità della voce. Queste due non sono altro che le due zone erogene aggiunte da Lacan allo sviluppo psicosessuale di Freud. Sui social, ognuno di noi ha letteralmente quello che dovrebbe essere l'altro in mano e possiamo decidere di lui cosa ci piace e cosa no. Come detto, non si tratta di avere a che fare con l'altro con la A maiuscola, ma piuttosto con l'altro narcisistico, l'altro che non è altro che me. Non si tratta veramente dell'altro. Primo, perché l'altro può decidere cosa esibire e farmi vedere e cosa no. Secondo, perché nel momento in cui decido o meno di mettere un mi piace, c'è solo l'illusione del rapporto. Il pollice in su ricorda un po' il gesto hollywoodiano dell'imperatore che decide della vita e della morte nell'arena. Noi facciamo lo stesso sui social. Il risultato è semplicemente l'io allo specchio. Spento il computer o il cellulare, ciò che vediamo è noi stessi riflessi sullo schermo nero, il Black Mirror. Si tratta niente di più e niente di meno che di un autoerotismo esibizionista e voyeurista, in cui a godere è l'io come sintomo dell'umanità. In questo modo gli sciami non possono che formarsi per identificazione narcisistica, e ciò che lo sciame attacca tramite la shitstorm è un altro io. Per questa ragione non c'è complessità che tenga, bastano davvero pochissime parole per generare l'indignazione, a volte solo la N-word e la F-word, non c'è contesto che tenga. Riprendendo quell'immagine che nello scorso video ho usato del sangue dell'agnello nello stipite del profilo, molte bio dei profili non sono altro che un'olofrase narcisistica, l'arcobaleno, la parola survivor e così via delle bio non sono altro che un io sono, tutto attaccato. Io sono che permette di non finire vittima dell'ottava piaga che è la shitstorm, perché questa attacca un io. Se io sono determinate cose, posso essere intoccabile. Scavando un po' più a fondo, però, i social sono tutto sommato un fuggire nell'immagine esibita o postata da me o da qualcun altro. Un esorcismo del reale che viene coperto sotto il tappeto che può essere una bella foto o un'immagine ideale. I filtri per le foto sono proprio questo, la ricerca spasmodica di una perfezione inesistente. Ciò che si filtra è il reale. Come scrive Byung-Chul Han, non c'è il pericolo dell'irruzione del reale dell'altro, qui inteso dall'autore evidentemente come fonte d'angoscia. Il corpo e l'altro, infatti, sono due delle tre vie maestre per l'angoscia, di cui Freud parla in Il disagio della civiltà. Infatti, continua Han più avanti, esse seguono l'immaginario generalizzato. Rispetto ai media analogici, il medium digitale interpone una distanza maggiore dal reale. Tra digitale e reale, infatti, vi è minore analogia. In ultima analisi, i social, quando utilizzati male, e non c'è guida su come usarli, servono a illudere le formiche operaie che devono essere tutte uguali per poter produrre e consumare. Servono da anestetico e aggiungono un anello in più alle catene della libertà. L'uomo contemporaneo occidentale è questo, un punto, una monade che può vagare quanto vuole su un piano senza altro punto di riferimento. Al punto che non si capisce se si stia muovendo oppure no. Un po' come i poveri figli di alcuni influencer cui non viene dato il sesso alla nascita con la scusa ipocrita del deciderà lui.
scelta che non serve che a celare l'inettitudine del genitore che non vuole arrogarsi la responsabilità di sbagliare per mero narcisismo. Come faranno quei poveri bambini a decidere se non hanno almeno un punto di riferimento da cui partire e poi magari deviare? Su larga scala, insomma, è quello che propone il neoliberismo. Devi godere, devi consumare, devi produrre, ma soprattutto devi essere libero. Quest'ultimo imperativo non è altro che questo: essere schiavi della libertà. Per chiudere con le parole di Giorgio Gaber, ci siamo veramente liberati di tutto. L'unica cosa che non sono riuscito a fare è liberarmi della libertà, perché io sono troppo libero. Detto questo, in descrizione troverete tutta la bibliografia. Se vi è piaciuto il video vi invito dunque a mettere un pollice in su come un imperatore romano, a condividerlo se conoscete qualcuno cui possa interessare e ad iscrivervi se volete continuare a seguire questa ed altre rubriche. Inoltre, tra i commenti troverete i link alle pagine Instagram e Facebook del canale. Alla prossima!